Riprendiamo la questione dello stimatore e diciamo un regolatore, del regolatore che significa reazionare lo stato stimato. Va bene? E quindi la cosiddetta proprietà di separazione degli autovalori. Allora, abbiamo detto che lo stimatore è un sistema, si chiama stimatore di ordine intero, perché ci sono altri stimatori di ordine ridotto. Va bene, lo stimatore di ordine intero è un sistema dinamico di ordine n pari all'ordine, va bene, del sistema che si deve stimare, che ha ingresso sia la U, ingresso del sistema, sia l'uscita, ed è descritto dalle equazioni x punto, x cappuccio punto, uguale ad F per x cappuccio, più G con U per U, più H per Y, mentre il nostro sistema ovviamente è x punto uguale a x più b per u. Le condizioni che si impongono affinché l'errore epsilon uguale ad x cappuccio meno x x cappuccio meno x tenda a zero, comunque sia, per t che tende all'infinito, va bene, questa condizione porta alle cosiddette condizioni di Leuenberger, che sono g con u uguale a b, f uguale ad a meno hc. Ciò comporta, alla fine, che uno stimatore lo possiamo costruire così. Questo sia l'ingresso U. Poi A, B, C. Uscita Y. Stimatore avrà in ingresso certamente la U. Questo sia lo stato x cappuccio e questa sia l'uscita dello stimatore, chiamiamola y cappuccio, è uguale a c per x cappuccio, mentre questa ovviamente è uguale a c per x. Se vi ricordate, questo non lo ripeto, si fa la differenza ottenendo l'errore nell'uscita y meno y cappuccio, si moltiplica per h e si va a sommare, qui disegno soltanto, lo disegno come ingresso, ma si va a sommare, va bene, h per delta y per l'errore su y a valle del b per u, va bene, si somma e quella sarà la dinamica del sistema. Questo è un, deve essere un modello del sistema e quindi ancora una B, C dovrebbero essere uguali, va bene? E con questi ingressi questo sistema mi dà la stima dello stato x cappuccio.
la dinamica dell'errore epsilon uguale a x cappuccio meno x è data da epsilon punto uguale f epsilon. È un sistema autonomo, la dinamica dell'errore, cioè non deve dipendere da altre grandezze, perché se dipendesse da u o anche da x vorrebbe dire che non è detto che l'epsilon tenda a zero per tendere al tendere di t all'infinito. Ora abbiamo detto cosa facciamo, va bene, prendiamo la x cappuccio, non più lo stato effettivo, va bene, ma lo stato stimato, lo moltiplichiamo per k e facciamo una reazione dello stato sull'ingresso. Ottenendo un sistema che ha due n variabili di stato. Dicevo ieri che la scelta più semplice delle variabili di stato di questo sistema di ordine 2n sarebbe il vettore x, x cappuccio, x vettore di stato di questo sistema, x cappuccio vettore di stato di questo sistema. Va bene, scrivere le equazioni quindi in termini di stato pari a x e x cappuccio, ma abbiamo detto possiamo fare un cambiamento di base e quindi dire che lo stato non è x x cappuccio. Allora ce lo diamo la pagina nuova. Non è x x cappuccio, ma possiamo prendere come stato x epsilon, che sarà uguale, matrice identica 0, ed epsilon è x cappuccio meno x, e quindi meno matrice identica per x x cappuccio. Nulla mi vieta di scrivere le equazioni in termine di questo vettore di stato. E allora scriviamole. X punto epsilon punto uguale matrice per x epsilon. Il secondo gruppo di equazioni è banalissimo, perché epsilon punto è uguale a f per epsilon, quindi 0 per x, non deve dipendere da x la dinamica dell'errore, e a meno hc moltiplicato epsilon. Le prime equazioni sono leggermente più complicate, perché x punto uguale, va bene, riprendiamo uguale ad a per x più b per l'ingresso che è r più k x cappuccio. Siamo d'accordo? Dove r sarà il nuovo ingresso, uguale ad a per x più b per r più b k per x cappuccio, ma x cappuccio dalla relazione precedente è x più epsilon, che diventa uguale quindi ad a più bk per x più bk per epsilon più b per r. Siamo d'accordo? E allora la matrice, le prime righe della matrice dinamica del sistema, c'è qualcosa che non va? Allora, le prime righe della matrice dinamica del sistema sono: il legame di x punto con x è questo, a più bk. Il legame di x punto con epsilon è questo, bk più
matrice di ingresso per l'ingresso che è R, le seconde equazioni non hanno dipendenza da R, va bene, e le prime equazioni la dipendenza da R è B per R. Siamo d'accordo? Diceva? No, niente. Allora, queste sono le equazioni dinamiche del sistema completo. Considerazioni. Va bene. Gli autovalori della matrice del sistema completo sono gli autovalori della matrice A più BK. Quindi gli autovalori del nostro sistema A, B, C, come se reazionassi lo stato effettivo X con la matrice K. Come abbiamo visto, parlando di reazione dello stato sull'ingresso. Va bene. E in più gli autovalori della matrice A-HC, che sono N anche loro, e quindi gli autovalori dell'osservatore, va bene, come se non effettuassi la reazione dello stato stimato sull'ingresso. Scusa, ha fatto la reazione positiva dello stato, però. Sì, vabbè, la possiamo fare anche negativa. Solo per dire sì, sì, la possiamo. Se la faccio negativa cambia soltanto un segno, non A più BK ma A men BK. Va bene, e non cambia niente assolutamente. Va bene. Forse quando abbiamo parlato di reazione dello stato ci abbiamo messo il segno meno. Va bene. E allora la matrice diventava A man BK, ma da metterci il segno più a metterci il segno meno cosa cambia? Il segno di K, ovviamente la stessa cosa, quindi cambia assolutamente niente. Allora dicevo che questa è una cosa decisiva. Ah, innanzitutto come mai viene fuori questo? Sembra, sapete, quando voi avete due sistemi e avete la dinamica dei due sistemi separatamente, come fate un collegamento, qualunque esso sia, cambia la dinamica complessiva, inevitabile. Va bene, come appena voi fate un collegamento tra i due sistemi, va bene, inevitabile che cambi, e invece in questo caso no, non cambia, va bene, perché? Proprio per le condizioni di Leuenberger che fanno sì, va bene, che la dinamica di uno dei sistemi, l'osservatore, è una dinamica che non dipende dalle altre grandezze. Ci faccio quel che voglio. Va bene, la dinamica dell'osservatore rimane epsilon punto uguale a meno hc per epsilon. Ma questo comporta alla fine un notevole vantaggio. Se io voglio progettare, va bene, un regolatore completo, che significa progettare separatamente lo stimatore, e che significa, una volta dato il modello del sistema A, B, C, va bene, definire la matrice H per definire lo stimatore. E poi determinare, far la sintesi della reazione dello stato stimato, va bene, sull'ingresso, che significa ovviamente progettare la matrice K. Allora le due operazioni le posso fare in maniera indipendente, va bene? Primo, posso effettuare lo stimatore, posso sintetizzare lo stimatore come se non dovessi reazionare lo stato stimato. Secondo, fo la stima. Questi piccioni sono una cosa. Vabbè, andiamo avanti. Secondo, effettuare la sintesi della reazione dello stato come se reazionassi lo stato effettivo e non lo stato stimato. E quindi si tratta A
di decidere quali sono gli autovalori dello stimatore. B. Quali saranno gli autovalori del sistema reazionato. I due gruppi di autovalori, N ed N, il primo gruppo consente di fare la sintesi dello stimatore, il secondo gruppo di autovalori consente di fare la sintesi della reazione dello stato, che in questo caso non sarà lo stato effettivo, se no, se avessi lo stato effettivo non avrei bisogno di stimatore, ovviamente, ma reazione dello stato stimato. Un'altra osservazione sulle equazioni del sistema reazionato. Reazionato con lo stato stimato. Questo sistema, che è di ordine 2n, si osserva subito, ma si sapeva già prima in una qualche maniera, che il sistema ha, scritto in questa maniera, ha una matrice dinamica, va bene, e una matrice di ingresso che dà, è già una decomposizione di Kalman rispetto al sottospazio di raggiungibilità di detto sistema. Quindi detto sistema è certamente non completamente raggiungibile. Anzi, sono certo che il sistema epsilon punto uguale a meno hc per epsilon, ma lo sapevamo già, va bene, è non raggiungibile, non posso agire attraverso l'ingresso R per far assumere all'errore i valori che voglio, lo stato che voglio, ci mancherebbe altro. L'errore deve tendere e tende in maniera autonoma, cioè una dinamica di tipo autonomo. Il resto, la matrice A più BK, la matrice A più BK con ingresso B, sono certo della sua completa raggiungibilità, il primo sistema. Se facessi una decomposizione di Kalman, va bene, rispetto al sottospazio di raggiungibilità, ottengo sì qualcosa di simile, ma sono certo che A più BK e K sono completamente raggiungibili. Saranno completamente raggiungibili se la coppia AB è completamente raggiungibile. Allora la coppia A più BK, B, è la coppia che ottengo nel sistema una volta effettuata la reazione, una reazione dello stato. E noi sappiamo che la reazione dello stato non modifica il sottospazio di raggiungibilità della coppia AB. E quindi A più BK sarà completamente raggiungibile se e solo se la coppia AB del sistema iniziale su cui abbiamo fatto tutto questo lavoro è completamente raggiungibile. Se non lo è, non sarà neanche completamente raggiungibile la coppia A più BK B. In questo caso, questa così descritta non sarebbe una decomposizione di Kalman rispetto al sottospazio di raggiungibilità, ma dovrei anche decomporre AB, va bene, secondo il sottospazio di raggiungibilità, ottenendo un sottosistema non raggiungibile di dimensioni maggiori, ovviamente, di dimensioni pari ad n più le dimensioni del sottospazio D, più le dimensioni n meno le dimensioni del sottospazio di raggiungibilità della coppia AB. Infine una osservazione
un'altra osservazione, vogliamo calcolare la matrice di trasferimento del sistema con regolatore completo. Allora, la matrice dinamica è del sistema completo A più BK, BK 0 A meno HC. Siamo d'accordo? Il B è il suo, la sua matrice di ingresso è B0 C. L'uscita da chi dipende? Solo da X, va bene? E quindi ci sarà il C del nostro sistema qui, va bene? E l'uscita non dipenderà dall'errore epsilon. Uscita Y è C per X. Allora andiamo a calcolare la matrice di trasferimento. Scrivo qui G di S uguale a C, che è C0 per SI meno, chiamiamola a tilde, indicando con a tilde questa matrice tutta, inversa per B0. Non faccio i conti, ma ricordando, va bene, che la matrice di trasferimento dipende solo dalla parte, da quale? Sottosistema, dal sottosistema completamente raggiungibile e completamente osservabile. Allora, nell'ipotesi che il sistema originario A, B, C sia completamente raggiungibile e completamente osservabile, vale che la matrice di trasferimento è C SI meno A più BK, dipende soltanto da questa parte qui, inversa per B. Questa sarà la matrice di trasferimento. Ovviamente lo stimatore non entrerà in gioco nella matrice di trasferimento. La matrice di trasferimento è la stessa come se avessi reazionato lo stato effettivo e non lo stato stimato. Va bene, facciamo qualche esercizio sui problemi di osservabilità e di stima. Va bene. Dunque, non abbiamo fatto nessun esercizio per ora sull'osservabilità? No. Beh, cominciamo dal 5.1, forza. Anche se è abbastanza banale. Dato un sistema lineare A, B, C di dimensioni n, indipendentemente dal fatto che sia continuo o discreto. A proposito, la storia dello stimatore della reazione dello stato stimato, va bene, della matrice di trasferimento e tutta questa bella robina qui, non cambia una virgola. Va bene? Se il sistema, invece che essere continuo, è discreto. Va bene? Non cambia assolutamente niente. Allora, dato un sistema lineare ABC, si provi che il sottospazio non osservabile in un numero di passi abbastanza alto. Anzi, cominciamo a fare questa osservazione.
Qual è il sottospazio non osservabile, di non osservabilità in un passo? C. Non è C. Cioè le vie del carice. Il nucleo di C. In un passo è il nucleo di C. E in due passi cosa sarà? Ovviamente il nucleo di C, CA. Righe sono ovviamente, non colonne. E così via. Quando è che raggiungo il massimo del sottospazio di raggiungibilità, del sottospazio di non osservabilità per un certo R, tale che il rango di C, CA, o se volete il nucleo, ma poi alla fine è la stessa cosa, il nucleo di C, CA, CA quadro, puntolini, CA alla R meno 1, è tale che se io aggiungo a questa matrice le ulteriori righe A alla R, C per A alla R, ovviamente il nucleo non cambia, siamo d'accordo? E questo è. E soltanto allora il sottospazio di non osservabilità diventa, per un sistema discreto, diventa un sottospazio invariante. Siamo d'accordo? Allora, dice dimostrare che il sottospazio non osservabile, va bene, è A invariante, e io ho aggiunto, va bene, inopportuno numero di passi, se il sistema è discreto. Se il sistema è continuo, ovviamente qualunque sia l'intervallo in esame, va bene, 0 t con f o t con 0 t con f, il sottospazio di non osservabilità è sempre lo stesso ed è invariante. Allora, il sottospazio non osservabile è A invariante, è contenuto nel nucleo di C. Ovviamente, inizialmente, in un passo, va bene, ma anche per un sistema continuo, quindi non parliamo di sistema discreto, va bene. Il sottospazio di non osservabilità è il nucleo di C, CA, puntolini, va bene? È ovvio che se X appartiene al sottospazio di non osservabilità, allora C per X deve essere uguale a 0. Perché deve essere uguale a 0? CX, CAX per X, CA per X, CA quadro per X, in particolare C per X è uguale a 0. E quindi se X appartiene al sottospazio di non osservabilità, banale finché si vuole, X appartiene certamente al nucleo di C. Anzi, questo nucleo, via via che aumento il numero di righe, nucleo di C, nucleo di C con A, nucleo di C a quadro e così via, che fa questo nucleo? Tra il nucleo di C e il nucleo di CCA, va bene? Quale sarà il più piccolo, eventualmente? Nucleo di C? Mica vero. È il nucleo di C e CA. Perché? Il nucleo di C e CA deve essere tale, se X appartiene a questo nucleo, che C per X uguale a 0. E poi c'è un'altra condizione, C a X uguale a 0. E quindi il nucleo si restringe. Mentre, attenzione, nella raggiungibilità, quando si diceva immagine di B e immagine di B a B, qual era il più grande? Era l'immagine di B a B, ovviamente, e così via. Qui accade esattamente l'inverso. Il nucleo di C sarà un certo sottospazio. Il nucleo di CCA sarà un sottospazio più piccolo. Il nucleo di C, CA, CA quadro, impongo altre condizioni, sarà ancora più piccolo. Allora, il sottospazio di non osservabilità, va bene, è contenuto nell'immagine di C, sicuramente,
e anzi sarà il più piccolo, o meglio, scusate, il più grande sottospazio invariante contenuto nell'immagine di C. Ripeto l'espressione. L'immagine o il Kerr di C? Il Kerr. Il sottospazio di non osservabilità sarà il più grande sottospazio invariante contenuto nel nucleo di C. Si consideri la coppia AC, A uguale 0, 1, 0, 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 0. Anzi, AB uguale 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Il C non è noto, lo dovremmo stabilire in una qualche maniera. Allora, si determini qual è il numero minimo di uscite affinché lo stato risulti, il sistema risulti completamente osservabile, pur di scegliere opportunamente gli elementi della matrice C. In definitiva, C quante righe deve avere per poterlo scegliere in maniera tale che il sistema sia completamente osservabile. Cioè tale che se io avessi un C con meno righe e quindi meno ingressi, qualunque sia C, il sistema non sarà mai completamente osservabile. Quante devono essere le uscite? Basta una riga. Vediamo un po' se basta una riga. Perché A è in impotente ordine 1, quindi anche volendo... Allora, una riga va bene per essere completamente osservabile, ma un sistema con una uscita per essere completamente osservabile deve avere una matrice A ciclica. È ciclica questa matrice? Assolutamente no, quindi certamente una riga non basta. Deve avere un numero di righe pari alla... all'indice di ciclicità della matrice, che in questo caso è 3, perché la matrice ha tutti autovalori nulli, è vero, quindi è nilpotente, ma in questo caso non ci interessa il fatto che sia nilpotente, va bene. All'autovalore ha un autovalore 0 in particolare, benissimo, ma ha un autovalore con 3 blocchi di Jordan. Per renderla completamente osservabile mi servono 3 uscite e quindi una matrice C con 3 righe. Sì o no? Almeno. E questa matrice C, per far sì che la coppia C sia completamente osservabile, visto che la matrice A è già in forma di Jordan, va bene, cosa dovrà avere? Le colonne associate alla prima colonna dei diversi blocchi di Jordan linearmente indipendenti. E quindi la prima colonna della matrice C, la terza colonna e la quarta colonna di C devono costituire una matrice quadrata di ordine 3, ovviamente non singolare. Seconda domanda, va bene, vediamola un po'. È possibile
effettuare una reazione dello Stato sull'ingresso, tale che il sistema così ottenuto sia raggiungibile, sia, scusate, osservabile, completamente osservabile, con una sola, va bene, con una sola uscita. Quindi C ora una riga. Scelta opportunamente questa riga, ovviamente. Allora, cosa dovrei fare? Devo prima pensare alla reazione dello Stato in maniera tale da vedere se con una sola uscita il sistema può risultare completamente osservabile. Con lema di Heimann, la reciprocità. Ma devo prima verificare, ovviamente, che il sistema sia completamente raggiungibile, cosa che si vede subito, immediatamente, perché il lemma PBH lo possiamo applicare anche ovviamente alla raggiungibilità. Affinché il sistema sia completamente raggiungibile è necessario che le righe di B ora corrispondenti alle ultime righe dei blocchi di Jordan associati al medesimo autovalore, in questo caso questa riga, questa riga e questa riga, la seconda, la terza e la quarta, va bene, siano linearmente indipendenti, e lo sono, ovviamente, perché se prendo la matrice costituita da queste righe ha determinante diverso da zero. Allora posso assegnare, morale, con una reazione dello Stato posso assegnare gli autovalori dove voglio, affinché con questa reazione il sistema così ottenuto, dopo la reazione, non prima, non è possibile, va bene, il sistema così ottenuto sia completamente osservabile, va bene, con una sola uscita, è necessario e sufficiente, ovviamente, perché poi l'uscita, la riga di C la sceglierò come voglio, ma è necessario e sufficiente che la matrice reazionata A più BK sia ciclica. È possibile rendere ciclica la matrice con una reazione dello Stato? A voglia, come diceva il vostro collega, posso ad esempio applicare il lemma di Heimann che afferma che se ho un sistema completamente raggiungibile, va bene, scelta una colonna di B purché non sia completamente nulla, è possibile trovare una reazione dello Stato che renda il sistema completamente raggiungibile con quella colonna di B. Va bene. E ciò basta per dire che siccome il sistema diventa, una volta reazionato, in questa diventa completamente raggiungibile con un solo ingresso, una sola colonna, la matrice che ottengo deve essere sicuramente ciclica. E se la matrice che ottengo è ciclica, allora può essere completamente osservabile con una sola uscita. Sono spiegato? Senza far conti. Tanto i conti, sì, va bene, ma ragionando semplicemente sulle forme della matrice A e B. Anche questo è o che è successo? Sì, va bene. Vabbè, facciamolo, anche questo è relativamente banale.
sia dato un sistema discreto x di k più 1 uguale matrice dinamica 0, 0, 3, 1, 0, 2, zero, uno, uno, poi i conti eventualmente ve li farete, per x di k, più uno, 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 per u di k, y, l'uscita, sistema SISO, quindi anche, non solo un solo ingresso, ma anche una sola uscita, per x di k. Allora, sapendo che l'ingresso, io diciamo che misuro l'ingresso nei primi due passi, quindi U all'istante 0 uguale a 1 e U all'istante 1 uguale a 2. Non misuro altro per ora, va bene, poi faremo qualche considerazione su misure successive. E in corrispondenza ho delle uscite che sono y di 0 uguale a 2, y all'istante 1 uguale a 3 e misuro anche y all'istante 2 uguale a 1, poi non misuro altro. Si determini lo stato, se è possibile, lo stato iniziale x con 0. Allora vediamo che equazioni possiamo scrivere. Possiamo scrivere l'equazione y di 0 uguale a c noto per x di 0. Y di 1 uguale a c per x di 1, ma x di 1 è a x con 0 più b per u di 0. E poi posso scrivere y2 uguale a c a quadro x con 0 più a per b per u di 0 più b per u di 1. E mi fermo qui perché non ho fatto altre misure. Queste relazioni però le posso scrivere in questa maniera, va bene? La prima y0 uguale a c bisogna che vada a far rivedere questo, è uguale a c per x con 0, y di 1 meno cb per u di 0 uguale a ca per x con 0, y di 2 meno, porto questa bella robina qui dall'altra parte del segno di uguale, meno CAB per U di 0 meno CB per U di 1 uguale a C a quadro per X con 0. Che è abbastanza ovvio, posso scrivere in questa forma. Y tilde di 0, Y tilde di 1, y tilde di 2, questo vettore che è costituito, ho scritto y tilde di 0 per uniformità di scrittura, anche se y tilde di 0 coincide con la misura y di 0, gli altri no,
y tilde di 1 non è y di 1, ma è y di 1 meno la risposta forzata al primo passo. E y tilde di 2 è y di 2 meno la risposta forzata al secondo passo. Va bene? Uguale, ovviamente, a C, CA, CA quadro per x di 0. Morale, x di 0, va bene, è valutabile da queste misure, va bene, se il sistema è completamente osservabile. La matrice C, CA, CA quadro deve essere non singolare. Dopodiché, vediamo un po' il sistema, non l'ho neanche guardato, va bene. Il sistema è, giustamente, dice il vostro collega, in forma compagna di osservabilità. La matrice è in forma compagna verticale destra, C è 0, 0, 1. E quindi il sistema è, certamente, senza ulteriori conti, completamente osservabile. Riesco quindi a valutare x con 0. Osservazione. Ammettiamo che il problema sia un problema reale, così via. Da ingegneri, siamo contenti o no? Faccio le misure, queste misure, come ho detto, e dico valuto x con 0 uguale. Tanto se x, cioè all'istante finale, si è sempre detto che si interessava comunque sia. Non ho sentito, le chiedo scusa. No, dicevo, ci aveva sempre detto che comunque se a noi ci interessa più lo stato all'istante finale. No, no, questo è un altro problema. No. Questo è un altro problema, questo qui. Va bene? Ci fidiamo di quel x con 0 che calcoliamo? Beh, cioè A e C saranno approssimate. Non solo, giustamente. A e C saranno approssimate, ma e questo è un primo problema, va bene? Il secondo problema è che le misure che effettuo, questo c'è sempre, sono affette da errore, va bene? E qui in questa maniera valuto un x con 0 che è unico, va bene? L'ingegnere cosa farà per dire voglio avere una valutazione di x con 0 un pochino migliore? Le misure un certo numero di volte, poi si fa una valutazione immediata. Sì, posso fare anche questo, cioè prendere il sistema, farlo partire sempre da quell'x con 0, ma no, non so, e fare più volte la misura di u con 0, u con 1 e di y0, y1, y2. No, si fa meglio, va bene, facendo una misura, sistema del terzo ordine, non facendo soltanto la misura di y in tre punti, ma facendo la misura di y in un numero di punti superiore, ottenendo ovviamente una relazione di questo tipo. Non sto a ripetere, ma un vettore y tilde sarà un vettore, va bene? Dato da che cosa? Dalle misure dell'uscita che io faccio effettivamente, meno la risposta forzata, va bene, che dipende dall'ingresso U, va bene, che ho misurato, uguale, diciamo che è lungo 27, ho fatto 27 misure dell'uscita, ma quindi uguale a C, CA, puntolini, C per A alla 26, se ho fatto 27 misure. Moltiplicato sempre x con 0, l'incognita x con 0. Se io lo scrivo, ammetterà soluzioni questo sistema. Sono 27 equazioni in tre incognite, in quel caso. Sarà ben difficile che ammetta soluzione. E il fatto che non ammetta soluzione dipende dagli errori che ci sono in gioco. Abbiamo una tecnica non per calcolare in maniera esatta, cosa che va bene fuori discussione, ma per dare una buona approssimazione di x con 0, sì,
va bene, basta che dica che x con 0 uguale, sarà una buona approssimazione, a questa matrice CCA pseudo-inversa che moltiplica il vettore y tilde, cioè applico la pseudo-inversa e troverò quel vettore x con 0, va bene, tale che rende minimo l'errore, va bene, o meglio, la norma euclidea dell'errore. Quindi mai fare un numero di misure limitato ad avere una serie di relazioni in numero uguale alle incognite. Si fanno sempre una serie di misure decisamente superiori. ABC, sistema SISO. O anche MIMO, perché no? Va bene, A, B, C. Su questo sistema facciamo una reazione dell'uscita sull'ingresso. L'uscita, non lo stato. Diciamo... Quindi misuriamo la y, moltiplichiamo per un k e r più o più meno, è irrilevante, tanto cambia, se invece che più per più ci metto dei valori di k, se ci metto più o meno per avere la stessa situazione cambio di segno ai valori di k della stessa identica cosa, ovviamente. Che succede dei due sottospazi interessanti di ABC, del sistema ABC? Sottospazio di raggiungibilità e sottospazio di non osservabilità. Che succede? Il sottospazio di raggiungibilità, il sistema ABC, la coppia AB, avrà un suo sottospazio di raggiungibilità. Faccio una reazione dell'uscita sull'ingresso. Cambia questo sottospazio di raggiungibilità? Non cambia? No, non cambia. Non cambia. Perché non cambia? Banale finché si vuole, ma diciamolo. Che fare, di cosa sono sicuro, almeno diciamo, che il sottospazio di raggiungibilità non cambia rispetto a una qualunque reazione dello stato sull'ingresso. Va bene? Allora, y è uguale a cx, sì o no? Va bene? Se faccio questo k per y, è kc per x, quindi è una particolare reazione dello stato sull'ingresso, molto particolare, va bene? Molto, insomma, particolare. E quindi se una reazione dell'uscita la posso vedere come, diciamo, una reazione dello stato sull'ingresso, siamo certi che il sottospazio di raggiungibilità non cambia. Attenzione che posso, consideriamo, scusate, la classe delle reazioni dello stato sull'ingresso, di x sull'ingresso, va bene? Tutte le possibili reazioni, cosa significa? Tutti i possibili k, la matrice k, va bene?
È chiaro che una reazione dell'uscita sull'ingresso, una qualunque reazione dell'uscita sull'ingresso, appartiene, va bene, alla classe delle reazioni dello Stato sull'ingresso, ma non la copre in generale. È una, quindi se volessi una particolare reazione dello Stato sull'ingresso, non è può darsi, ma non è detto che sia realizzabile mediante una reazione dell'uscita sull'ingresso. Mi sono spiegato? Abbastanza ovvio, va bene? E una reazione della uscita sull'ingresso cambia il sottospazio di osservabilità? Sì, per la separazione di autovalore, anche per quel discorso di separazione. No, 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 io qui non ho costruito nessun stimatore. Però dico per quel fatto che comunque sia, è come se si reazza. Non ho capito. Ci si domanda, non costruisco nessun stimatore, non reaziono a nessun stato stimato. Mi domando, prendo l'uscita e lei la reaziona sull'ingresso. Cambia il sottospazio di non osservabilità? Vediamo. Sistema non reazionato, ABC. Il sottospazio di non osservabilità è il nucleo di C, CA, puntolini. C, A, per non saperne leggere né scrivere, come dico sempre, C per A alla N meno 1. Poi posso fermarmi prima, va bene, ma così, scritto così non è mai sbagliato. Va bene. Facciamo una reazione dell'uscita sull'ingresso, va bene, ovvero sia x punto uguale ad A per x più b per u, che sarebbe b per r più ky Spero di non aver sbagliato. U è uguale kcx, che sarebbe y, più r. Allora, x punto uguale a più b kc per x più b per r. Ah, l'uscita y per il sistema reazionato. Che espressione c'ha? Dipende sempre da x, ci mancherebbe altro, e quindi è sempre c per x. Vogliamo vedere il sottospazio di non osservabilità? Secondo una procedura che abbiamo già visto sulla raggiungibilità, poi alla fine. Va bene. Il sottospazio di non osservabilità di questo sistema è nucleo di c. C per la matrice dinamica, che è A più BK, mi fermo qui per un istante, più BKC, se no, attenzione, se non c'è il C finale andiamo in crisi. Va bene. Allora, questa riga qui, va bene, anzi diciamo il nucleo di questo è uguale al nucleo di CCA, punto interrogativo. C è uguale al nucleo di CCA. Queste righe, il secondo gruppo di righe, va bene, è una combinazione lineare delle righe di C per A, queste, più altre righe che sono C per BKC. E quindi per righe, visto che c'è un C alla fine, va bene, e tutto il resto sarà un'opportuna matrice, non mi importa quale, combinazione lineare delle righe di C. Allora, rango e nucleo, va bene, di matrici, di cui una è costituita da combinazioni lineari di righe dell'altra, va bene, non cambiano. Ovviamente a questo punto anche C per A più bkc al quadrato
è una combinazione lineare di C per A quadro. Va bene? E poi altre righe, va bene, ma che contengono sempre un C o un CA alla fine. Ma se contengono alla fine un C o CA, vuol dire che sono combinazioni lineari, quelle righe, va bene, con le prime righe, quelle di C, e il secondo gruppo di righe CA, e così via. E quindi non cambia il nucleo del sistema. Una reazione morale, una reazione dell'uscita sull'ingresso, non cambia né il sottospazio di raggiungibilità né il sottospazio di non osservabilità. E ora invece facciamo una reazione dello stato sull'ingresso. Siamo già certi a priori che una reazione dello stato sull'ingresso non cambia il sottospazio di raggiungibilità. Può cambiare il sottospazio di non osservabilità? Non ho sentito, le chiedo. Diciamo, a questo caso qua, però non più la C, B, K. Ha ragione, visto così. Va bene. Ma ragioniamo in termini, diciamo, avete sentito cosa ha detto il vostro collega? Lo ripeto io. Va bene. Se reaziono allo stato, il sistema è A più BK. Va bene, a matrice dinamica A più BK, non c'è più quel C. Va bene? Allora, il sottospazio di non osservabilità, va bene, del sistema reazionato è sì, prima riga è C. La seconda riga è C per A più C BK. Non è detto che queste siano combinazioni lineari di righe di C. Non c'è il C alla fine, e così via. Quindi non sono assolutamente certo che il sottospazio di non osservabilità, va bene, non venga modificato da una reazione dello stato sull'ingresso. Viene modificato, non viene modificato da una reazione dell'uscita, ma non da una reazione dello stato. Prendiamo un sistema SISO, per semplicità, proprio per... va bene. A, B, C. Supponiamo che detto sistema sia completamente raggiungibile e osservabile. Ovvero sia la coppia AB completamente raggiungibile e la coppia AC completamente osservabile. Effettuiamo ora una reazione, va bene, U uguale ad R più una reazione dello stato sull'ingresso, va bene, quindi più K per X. Siamo d'accordo? Ottenendo una matrice dinamica, lo sappiamo, A più BK. Il C rimane lo stesso. È possibile che esistano reazioni dello stato tali che la coppia così ottenuta, A più BKC, non sia completamente osservabile? Mentre la coppia AC originaria, va bene, senza reazione dello stato, lo è, punto interrogativo. Mm.
Sì, è possibile. Mi dica. No, non è che... Quando? Vediamo un po'. Prendiamo la coppia ABC, completamente raggiungibile, completamente osservabile. Va bene? La GDS, come sarà? Avrà certamente un denominatore. Va bene? Pari al polinomio caratteristico della matrice A. Siamo d'accordo? E un numeratore sarà, diciamo, n di s, o non cambia niente se ci metto z e quindi sistema discreto, non cambia assolutamente niente. È possibile che ci sia una radice del numeratore uguale a una radice del denominatore? Quando il polinomio non è in forma minima. Cioè, non il polinomio, quando il sistema non è in forma minima. E quando è che non è in forma minima? Però cioè, deve esserci il caso che di non raggiungibilità o di non conservabilità. Siccome l'ipotesi è che il sistema sia completamente raggiungibile, completamente osservabile, questa GDS, va bene, non può avere cancellazione poli zeri e quindi il denominatore è un polinomio caratteristico di A, quindi è un polinomio di grado pari all'ordine di A. Siamo d'accordo? Se con una reazione dello stato sull'ingresso e quindi per una reazione dello stato sull'ingresso cos'è che non cambiano? Gli zeri, va bene, e quindi avrò, dopo aver effettuato la reazione, una G tilde di S uguale ad ancora il medesimo N di S, fratto un D tilde di S. D tilde di S è polinomio caratteristico della matrice, va bene, questa qui, A più BK, siamo d'accordo? Posso far sì che ci sia una cancellazione di un polo con uno zero? Ah sì! Perché se il sistema è completamente raggiungibile, mediante una reazione dello stato, posso assegnare i poli dove voglio. E ad esempio posso assegnarne uno in corrispondenza di uno zero, che non cambia. Allora cosa succede? Che questa G tilde di S, una volta cancellato il fattore uguale polo e zero, ha un denominatore di ordine inferiore. Va bene? Non è un polinomio di grado n, ma sarà un polinomio di grado n meno 1. Se cancello solo un termine, ne posso cancellare anche più di uno. Va bene? Ma allora... il sistema A più BK assieme a C, mentre A più BKB è certamente completamente raggiungibile, per dire che la GDS, va bene, di quel sistema ha un denominatore che è diminuito di grado, va bene, il sistema deve essere, non può essere completamente osservabile, deve aver perso l'osservabilità. E anzi possiamo anche indicare in questo caso qual è l'autovalore, uno soltanto perché perdo di uno di grado, l'autovalore interno al sottospazio di non osservabilità, quale sarà? Quello che è stato cancellato, ovviamente diventerà autovalore, va bene, della matrice A più BK, perché lei è sempre di ordine n, va bene, autovalore interno al sottospazio di non osservabilità. Ah sì, però attenzione sui sistemi MIMO.
Va bene. Certamente, va bene, siccome con una reazione dello Stato posso fare quel che voglio, se la coppia AC, va bene, era completamente osservabile, dopo la reazione dello Stato può essere che il sistema diventi non completamente osservabile. Su questo è fuori discussione, però il ragionamento degli zeri, va bene, dei poli deve essere, non è così. Va bene, perché se si ricorda gli zeri di un sistema Mimo, bisogna andarci coi piedi di piombo. Bisogna. Scusi, in termini di scatto, vabbè che A più di K è comunque una matrice ciclica, A più BK è? è una matrice ciclica, Sì. quindi ci sono solo ingresso, cioè quel Ah, C lì. dunque, se scusi un istante, ripeto io, e poi lei mi fa la No, il conclusione discorso con perché. le G è chiarissimo, non c'è problema. Il discorso con la. Con la fusione di trasferimento è chiaro, è Sì. limpido. Stavo pensando, cioè, Allora, a quindi una coppia vederlo in maniera. di Stato, cioè con A, B e... Allora, vediamolo un po', Cioè, li va avrei? bene? Dimostrazione più complicata, va bene? Allora... No, no, aspetta, no, ormai va bene, l'abbiamo. La coppia AC, va bene, sia completamente osservabile. Diciamo ABC completamente osservabile e completamente raggiungibile. Nulla vieta quindi se la coppia AB è completamente raggiungibile di portare il sistema in forma canonica di controllo e quindi un A che è la seguente 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1 puntolini. Meno A con 0, meno A con 1, puntolini, meno A con N meno 1. Il B uguale a 0, 0, 1. E il C si parte da C con 0, C con n meno 1. Siamo d'accordo? E con una reazione dello Stato, in questa maniera, posso sistemare i poli dove voglio. Siamo d'accordo? Anzi, da questa forma è proprio la procedura classica. Va bene, per far vedere che posso sistemare i poli dove voglio. Allora, affermazione. Va bene. Se questa mi darà luogo a una GDS, e anche questo dovremmo saperlo, uguale al denominatore, un S alla N più A con n meno 1 s alla n meno 1 più puntolini a con 0 e al numeratore abbiamo c con n meno 1 s alla n meno 1 più puntolini c con 0. Siamo d'accordo? Questo è la GDS, questo l'abbiamo già visto, bene? Denominatore, polinomio caratteristico, numeratore quando siamo in forma compagna di controllo è un polinomio che abbia i coefficienti di c, va bene? Affermazione. Se una radice di questo polinomio coincide con una radice del denominatore, allora il sistema non è completamente osservabile. Le basta questa dimostrazione per rispondere al suo problema? Sì, grazie. Allora, vediamo un po'. Applico il lemma PBH. Va bene. Ipotesi. Va bene.
uno zero del numeratore, una radice del numeratore, coincide, me ne basta una, con una radice del denominatore. Le radici del denominatore sono gli autovalori di A, va bene. Diciamo che lambda I, va bene, è detto valore per cui si annulla sia il numeratore che il denominatore. Allora, la conclusione cui voglio arrivare è che il sistema non è completamente osservabile. Completamente raggiungibile sicuramente, perché in forma canonica di controllo, non è completamente osservabile. Lemma PBH. Un sistema è completamente osservabile se, ricordiamolo, la matrice SI meno A accompagnata da C, o lambda I meno A accompagnata da C, facciamo lambda, vai, va bene, è sempre di rango pieno per qualunque autovalore del lambda della matrice A. Va bene. E allora, per dire che non è completamente osservabile, basta vedere questa matrice. Lambda I, I meno A, accompagnata da C, va bene, far vedere che non può essere, che non è di rango pieno, e allora il sistema non è completamente osservabile. Siamo d'accordo? Scriviamola questa matrice. Lambda I meno 1, 0, 0, 0. 0, lambda I meno 1, 0, 0, 0, puntolini. Sto scrivendo lambda I, I meno A. Va bene. A con 0, A con 1, puntolini. Lambda I meno più A con N meno 1. Siamo d'accordo? Questa è questa prima parte. È un minore di ordine N. Sono certo però che questo che questo minore di ordine N è singolare. Chiedo scusa. È singolare perché lambda I è autovalore della matrice A, ovviamente. E questo lo accompagno con la riga C0, C1, C con N meno 1. È possibile trovare un minore da questa matrice, va bene, che sia non singolare? L'unico minore non singolare che posso sperare di trovare, va bene, è quello quando sostituisco questa riga con questa. E allora otterrei, sostituiamola e vediamo che cosa succede. Otterrei la matrice lambda con I meno 1 puntolini 0 e tutto questo fino alla penultima riga. Va bene. E l'ultima riga diventerebbe C con 0, C con 1, puntolini, C con N meno 1, non c'è lambda qui, perché ho sostituito brutalmente la prima riga. Ma se noi qui ci sommiamo più lambda I e meno lambda I nell'ultimo posto. Vogliamo calcolare il determinante? Faccio osservare, va bene, che se una matrice A in un posto, va bene, un A con N più B con N, posto I, iota, il suo determinante è uguale
al determinante della medesima matrice, qui c'è soltanto n, più il determinante sempre della medesima matrice dove qui c'è soltanto b con n. Mai vista una cosa di questo tipo? No. Va bene. Vediamo un po'. Va bene. Come lo posso calcolare il determinante? Lo posso calcolare secondo la regola di Laplace, va bene? Somma di tutti i prodotti, va bene, degli elementi della matrice, va bene? Somma di tutti gli elementi, somma di tutti i prodotti degli elementi della matrice, purché in ciascun prodotto ci sia, va bene? Un solo termine per ogni riga e colonna. Va bene, quindi sono un prodotto di n termini. Allora, quei termini di prodotto, va bene, che non contengono questo elemento, vabbè, sono quelli, e non cambiano da questa matrice a quelli termini che non contengono, non cambiano dal calcolo di questo determinante al calcolo sia di questo che di questo. E invece i termini che contengono questo fattore li posso dividere in due. Uno A con N che moltiplica, più B con N che moltiplica. Va bene? Se io separo queste quantità, va bene, pensarci sopra un istante, viene che questo è uguale alla somma di questi determinanti. Non ho, attenzione, ho cercato di dare un, ma se ammesso che sia questo, va bene, calcoliamo il determinante di questa matrice qui e vogliamo far vedere che è singolare nelle ipotesi. Il determinante di questa matrice è la somma dei determinanti. Del primo, quando questo lambda i non c'è. Va bene? Ma quando questo lambda i non c'è, questo viene un determinante, va bene? Di una forma ancora compagna in forma compagna di controllo inferiore, quindi viene lambda i alla n più c con n meno 1 lambda i alla n meno 1 più puntolini c con 0, e poi devo sommare l'altro determinante, va bene, che guardate viene, dopodiché lo rivedremo, meno lambda i alla n. Dopodiché faccio un discorsino. Allora questo e questo se ne vanno, cosa viene? Viene il polinomio che ha per coefficienti c con 0, eccetera, eccetera, e così via. Va bene? E questo polinomio calcolato in lambda i, va bene? E per ipotesi questo polinomio, che era il numeratore, va bene, della GDS, e per ipotesi questo polinomio, va bene, per l'ipotesi fatta, c'ha lambda i come 0, che significa che questa matrice, alla fine, questa qui, non è di rango pieno quando lambda è lambda i, va bene, e il sistema non può essere completo. Il lemma PBH fallisce, va bene, per quell'autovalore lambda i, non può essere completamente osservabile. Dunque, confesso che quando le dimostrazioni sono leggermente complicate, uno cerca di ricordarle, va bene, ma c'è sempre qualcosina che, va bene, la rivediamo eventualmente mercoledì prossimo. Allora, la conclusione di un discorso di questo tipo è sulla questione delle reazioni. A, una reazione dell'uscita sull'ingresso non cambia né la raggiungibilità né l'osservabilità.
una reazione dello Stato sull'ingresso non cambia la raggiungibilità, ma può cambiare l'osservabilità. Fermiamoci mezzo istante, ma allora queste benedette proprietà di raggiungibilità e osservabilità non sono simmetriche. Va bene, perché? Va bene. C'è un caso in cui in una situazione si modifica, non si modifica né l'una né l'altra reazione dell'uscita sull'ingresso, e qui c'è simmetria. Va bene. Nell'altro caso, reazione dello Stato, si può modificare la osservabilità, ma non la raggiungibilità. Va bene. C'è qualcosa di analogo, va bene, che modifichi, va bene, la raggiungibilità, ma non modifichi la osservabilità, punto interrogativo. Cioè un sistema fare un'operazione non si fa praticamente mai, ma va bene che che modifichi, va bene, la raggiungibilità del sistema, ma non modifichi la osservabilità. Vabbè, pensateci un istante. No. Sommare all'uscita qualcosa. Sommare all'uscita qualcosa. Va bene. Ma la coppia B rimane inalterata o no? Ah, ma si potrebbe avere in caso in cui D sia diverso da 0, ad esempio? No, la questione deve essere generalissima, anche per D uguale a 0. Pensateci un istante, ci vediamo mercoledì, va bene, e vedremo il problema.